innanzitutto bentornato per noi. Ben trovati, grazie. Grazie. Questo brano, abbiamo atteso questo incontro, l'abbiamo cercato, hai aderito, siamo molto contenti. Grazie a voi. Sì, grazie. Per Luigi Costengo, il dottor Costengo, conoscete la presenza qui del testimone di quanto lo conosciate, che abbia apprezzato. È un onore che le tocca questa strategia di scolare il regno. È un medico che ha una caratteristica particolare, un medico che si occupa non solo di curare i pazienti, non solo di studiare, la parte scientifica della medicina, ma di studiare anche la parte umanistica. Parte che sta dietro, la parte relativa alla persona, la parte relativa alle emozioni della persona, la parte relativa ai valori della persona, alle aspettative. Questo fa di voi un medico vero, un medico attento alla persona, un medico attento alla relazione con la persona, un medico che si occupa di medicina relativa, un medico che è attento ai bisogni dei pazienti, è un medico che studia, è un medico che ha anche una grossa capacità di divulgazione, di rappresentare. Ed è un valore aggiunto che è molto apprezzato. L'incontro di oggi è un tema interessante. Nella sala più a fianco stavo affrontando gli aspetti di questa attività, le prospettive, le possibili evoluzioni, le possibili applicazioni, gli aspetti positivi, le potenzialità. Oggi per Luigi ci parlerà anche di come questa svolta, epocale digitale, abbia sicuramente grosse potenzialità, le vediamo tutti i giorni. In alcuni aspetti può essere anche da assumere con un colpo, soprattutto quando cominciare a utilizzare questi strumenti sono persone in evoluzione, persone che stanno crescendo, persone con cui c'è punti neuronali che stanno stabilizzando, si stanno creando, si stanno realizzando, persone in educazione, persone che devono crescere, persone che devono diventare cittadini autonomi, consapevoli. Queste strutture, questi strumenti digitali hanno delle grosse potenzialità, ma possono avere anche delle criticità che è bene conoscere, soprattutto per gli educatori e tutti coloro che si conoscono i nostri ragazzi. Quindi Pierluigi, a te. E grazie a tutti. Grazie a voi. È bello tornare dopo 2 anni perché un po' il Covid, un po' altre avventure mi hanno tenuto un po' lontano da Festa Scienza e Filosofia, a cui ho sempre partecipato con grande gioia. Permettetemi di fare i miei complimenti a Pierluigi Mingarelli, perché Pierluigi veramente è una rarità per questa città, ma anche per l'Italia, perché ha saputo creare un gioiello che ci invidiano, perché durante queste giornate le persone possono conoscere come va il mondo nella scienza e nella filosofia. Non mi dilungo, perché poi voglio lasciare anche spazio alle vostre domande. Ho scelto questo titolo perché è un momento che serve per riflettere. Abbiamo poco tempo per riflettere, soprattutto i giovani hanno poco tempo per riflettere, e gli insegnanti, la famiglia ugualmente sono trascinati da un vortice che a volte non riescono a controllare. La rete, la multimedialità, il Covid che ha aumentato il tempo di permanenza in collegamento anche di ore e ore ha creato dei problemi. Non sto demonizzando la rete, anzi, noi delle... Si sente? No. Sì. Questo serve per la registrazione, è questo. Qui mi sentite però, se sto fermo. Per me è difficile stare fermo, che ho un po' una certa vivacità psicomotoria.
Stavo dicendo che non sto demonizzando la rete, le tecniche multimediali ne abbiamo tutti bisogno, siamo veramente a volte ancorati a questo. Mauro Zampolini ha terminato da poco proprio una relazione su quello che è la tecnologia in medicina, che può essere molto utile tra operatori sanitari e pazienti e famiglia. Quindi sia ben chiaro, mi sto rivolgendo all'età evolutiva, come diceva il dottor Trenta, quando il cervello ancora nella sua alta plasticità non ha ancora stabilizzato le sue connessioni e le sue aree associative. Quello che noi abbiamo, diciamo che i teenager, quelli che hanno 20-25 anni, sono quella generazione che è esposta a bombardamenti elettronici. Qual è il problema? Se io mi abituo a essere bombardato da certe cose, vado a stimolare il circuito della gratificazione cerebrale. Questo è un circuito che abbiamo tutti noi, quello che la sera, se abbiamo passato una bella giornata, ci fa dormire e invece ci fa restare insonni se la giornata è andata male. Ma se io ho sempre piacere, vado a stimolare questo circuito, mi abituo e non posso farne più a meno. Ci sono molte ricerche che ci dicono che gli studenti, ma anche in scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, in base all'eccessiva connessione di rete, hanno diminuito il loro rendimento scolastico, hanno alterato il loro comportamento, hanno aumentato impulsività e aggressività. Oggi, pertanto, si parla di tecnodipendenza, che è come la dipendenza da droghe, che è la dipendenza da alcol, la stessa cosa. Ci sono dei scienziati cinesi che hanno trovato che gli studenti che stanno oltre 10 ore al giorno collegati hanno una importante modificazione della sostanza grigia cerebrale. La sostanza grigia sono i neuroni, quelli che ci servono per stare connessi con il mondo, quelli a cui arrivano stimoli e da cui partono altri stimoli. Le conseguenze sono notevoli, ne parleremo in dettaglio, è alterato il linguaggio scritto e parlato. Avete letto sui social quante decurtazioni di parole vengono fatte, come i verbi vengono alterati e chiaramente come tutto viene esplosivamente impostato, a volte anche alla volgarità, a volte anche al dire delle cose che poi, se uno ci avesse riflettuto prima, non avrebbe detto. Le grandi tematiche, cyberstalking, cyber porn e quant'altro, stanno prendendo il sopravvento. 15% delle ragazze ha subito stalking per via internet, per via WhatsApp. Alcune hanno avuto conseguenze psichiatriche gravissime, alcuni purtroppo si sono suicidati. Attenzione, è un primo problema della rete che deve essere correlato e controllato sia da famiglia che da scuola. Qual è un altro problema? Come dicevo prima, il linguaggio, sono ormai decaduti, sono quasi ormai scomparsi alcuni tempi, come il congiuntivo, il futuro semplice, il futuro anteriore. E tutto questo, che cosa fa al cervello? Io in fondo con il congiuntivo che voglio dire? Voglio dire al mio cervello, voglio fare una cosa, ma adesso non la vai. Se io potessi, se io sapessi, se io tolgo queste potenzialità operative, tolgo fantasia e progettualità alla mia vita. Così come se parlo al futuro, futuro semplice, due futuri che sono collegati. Si sta parlando solo al presente, ma la vita non è solo presente, la vita è passato, è presente ed è futuro. Impoverendo il nostro linguaggio, chiaramente c'è un'alterazione del pensiero, perché il pensiero è fatto di linguaggio e il linguaggio è fatto di pensiero. Non esiste pensiero senza parole. E poi c'è un dato che dobbiamo accettare umilmente, sottoscritto per primo.
Fino al 1990 noi abbiamo avuto l'effetto Flynn, cioè un aumento della intelligenza di 5 punti ogni 5 o 6 anni. Dopo questo periodo, che coincide con l'avvento della multimedialità, il quoziente intellettivo umano si è indebolito e si sta ulteriormente indebolendo. La domanda ce la poniamo, io non posso dire è solo è, ma certo qualcosa è avvenuto, il cervello si è impoverito, perché? Perché proprio in coincidenza? La domanda rimane, come dire, aperta. E la domanda anche che gli studenti conoscono la differenza tra un dovremo e un dovremmo? Sfumature? Mica tanto. Quali sono gli indizi che ci dicono che un adolescente o un bambino abusa della rete? Passa la maggior parte collegato al PC, dorme a scuola, il problema del sonno lo vediamo, gli insegnanti qui presenti sanno, saltano i compiti, peggioramento dei voti scolastici, si rinunciano agli amici, agli sport, perché il PC diventa il migliore amico, si diventa irritabili se non c'è collegamento, c'è un dolore ai polsi, stiamo vedendo i tunnel carpali in ospedale, che notoriamente erano sindromi di schiacciamento del nervo mediano delle persone un po'... Lo vediamo nei ragazzi di 15 anni, di 20 anni, perché il polso viene fortemente microtraumatizzato da questi movimenti. L'insonnia, ne parleremo, l'igiene trascurata, dolori alla schiena per la postura sempre piegata che viene assunta, gli occhi secchi e un aumento delle epilessie fotosensibili dovute allo sfarfallio del monitor. Ma allora, dobbiamo parlare di una nuova fragilità emotiva? Probabilmente sì. Ci sono delle solitudini. Non è vero che tutti i giovani sono felici. Ci sono giovani che si sentono isolati dal contesto sociale. Sono aggressivi, sono impulsivi, hanno scarsa autoconsapevolezza, scarso autocontrollo e scarsa empatia. La famiglia è cambiata? Guardate la figura. Questo è l'attuale. Parlavamo a tavola quando eravamo giovani, io mi ci metto, voi siete più giovani di me probabilmente, adesso stiamo a tavola al ristorante, ognuno guarda il telefonino ma non comunica, non mette il cervello in relazione con gli altri, non attiva i neuroni specchio. La famiglia è portata ad enfatizzare le doti intellettive fisiche, c'è un'eccessiva fiducia nella ragione, calcoli mentali molto fredde, si incentiva la competizione e i due grandi problemi, problema tempo e problema rete. A scuola si parla a volte di disagio, ma non solo a scuola, anche in famiglia. La parola disagio è un campanello di allarme. Qui vedete la definizione. Quando è presente un disagio in un adolescente, dobbiamo alzare le antenne tutti e cercare di fare qualcosa. Ricordiamoci una cosa, che la scuola è la madre che insegna insieme ai genitori, padre e madre, e che tra genitori e docenti deve esistere una simbiosi comunicativa continua, serena e produttiva. Victor Hugo ha detto questa frase: quando si apre la porta di una scuola, si chiude la porta di una prigione. Tutti i giovani che abbandonano precocemente la scuola, dove vanno a finire? Vanno a finire dai giudici nei tribunali. La morte scolastica è un altro grande problema a cui dobbiamo assolutamente prestare attenzione. Il disagio è sempre sinonimo di disfunzioni familiari, sociali, e è una miccia che può esplodere da un momento all'altro. Come ragionano i giovani oggi, ma a volte anche noi?
Noi abbiamo due tipi di cervello fondamentalmente, quello che si chiama il cervello lepre e il cervello tartaruga, cioè un cervello veloce e un cervello lento. A volte ci serve il lento, a volte ci serve il veloce, ma dobbiamo anche capire dove viene prodotto questo. Qui vedete un cervello, è come se io stessi guardando dalla parte del dottor Trenta, quindi vedete la parte più bassa che è la parte più antica, il cervello rettiliano. Sembra, cioè, ma è rettiliano, rettili. No, questo è stato un cervello ed è un cervello importantissimo perché ci ha permesso di arrivare fin qui. È il cervello dell'autoconservazione. In poche parole, quando siamo per strada, una macchina sta per sbandare e ci porta, diciamo, in traiettoria sua, noi facciamo quel salto e questo salto per salvarci è guidato dal cervello rettiliano. In questo area la plasticità è assente e vige il pensiero molto veloce, ma lì è necessario che ci sia. Sopra abbiamo il cervello emozionale, il cervello limbico, dove chiaramente vige un pensiero veloce e c'è una media plasticità. Più in alto ancora la parte nobile, la corteccia, dove abbiamo le funzioni superiori, abbiamo il linguaggio, abbiamo la capacità di decidere, la capacità di avere programmazioni, alta plasticità, e qui vige il pensiero lento. Questi pensieri si devono in qualche maniera interfacciare e dobbiamo usarli in modo giusto al momento giusto. Ma permettetemi un attimo di dire come è fatto il cervello, molto velocemente. Intanto è tridimensionale, le sue connessioni vanno in ogni direzione, si costituisce dal basso verso l'alto, alla nascita è la struttura più incompleta del nostro corpo, la sua maturazione richiede tanto tempo. Qual è la caratteristica del cervello dell'adolescente? Che ha troppi neuroni e poche connessioni, perché quelle la vita le, diciamo, produce. Un'altra caratteristica è che oltre ad avere troppi neuroni, ha troppe sinapsi eccitatorie. La sinapsi non è altro che il collegamento tra un neurone e l'altro e permette il passaggio di stimoli eccitatori o inibitori, acceleratore o freno. Negli adolescenti prevale la sinapsi eccitatoria. Qui vediamo appunto la sostanza grigia, che è quella che vi dicevo prima, la sostanza bianca, che invece sono le connessioni. Nei giovani appunto le connessioni sono ancora più deboli. Che cosa avviene nella pubertà? A 11 anni per le ragazze, a 14 per i ragazzi, abbiamo il maggior valore di spessimento della sostanza grigia e questo fenomeno biologico determina la dissonanza cognitiva, cioè l'incapacità di gestire le situazioni di rischio e pericolo. Qui vedete il cervello dall'alto, dal basso verso l'alto, da dietro in avanti. Questa è la sua maturazione. Interessante perché vedete che i primi a maturare la parte posteriore, cioè il lobo occipitale, che è l'area della vista, dove noi elaboriamo ciò che vediamo. Poi a seguire le altre aree, il lobo parietale, il lobo temporale e per ultimo il lobo frontale, che è un lobo assolutamente basilare per vivere in sicurezza, perché, come vedremo, è deputato al controllo etico del comportamento umano, inibisce alcune azioni, ne consente anche altri, ma quello che dobbiamo sapere è che la maturazione del lobo frontale, che rappresenta il 40% del cervello, detta anche area del ripensamento assennato, il lobo giudice in poche parole, viene a maturare tra i 20 e i 25 anni. Per cui tutto ciò che oggi la società vuole anticipare ai giovani, la patente a 16 anni, è altamente in contrapposizione con le leggi della neurobiologia. Lo dobbiamo sapere.
dobbiamo chiaramente capire che nel lobo frontale, oltre ad avere questo frenum, ho anche la capacità di vedere me stesso dal di fuori, che è un'alta funzione cognitiva, perché è come se io avessi un fratello gemello che mi dice fai questo, non fare questo. Questo è il percorso maturativo, dai 5 anni ai 20 anni. L'azzurro vuol dire cervello che è ben maturato. Questo nelle condizioni normali, ma se ci mettiamo le dipendenze da droga, da alcol, da internet, tutto questo salta e non è più vero. Questa è la vita neurobiologica, partire da dietro e arrivare felicemente al lobo frontale per essere liberi di decidere correttamente della propria e della altrui vita. Gli adolescenti hanno difficoltà a leggere alcuni segnali dell'emozione. Questa è l'amigdala, è il cervello emozionale, si chiama così perché ha una forma di una mandorla ed è correlata, vedete, nella zona temporale con l'ippocampo, che è un'importante area per la memorizzazione. Negli adolescenti prevale l'emotività su quello che è invece l'azione della corteccia prefrontale, come dicevo, cioè la capacità di giudizio. Abbiamo delle differenze tra maschi e femmine. Il cervello maschile ha connessioni diverse da quello femminile. Alla vostra sinistra vedete il cervello maschile, che è fatto di connessioni all'interno dello stesso emisfero. Alla vostra destra vedete il cervello femminile, che invece è fatto di connessioni interemisferiche. Cioè il cervello femminile sa far meglio comunicare i due emisferi che hanno delle funzioni diverse. Il cervello maschile è un po' engagé da questo punto di vista. L'unica cosa che possiamo vantare rispetto al cervello femminile, permettetemi un po' di ilarità, è che questa organizzazione ci permette a noi maschi di avere una migliore decodificazione dello spazio e quindi una cartina geografica la riusciamo a leggere meglio rispetto ad una. Quando io dico questo c'è sempre, e ci sono alcune signore che mi dicono guardi che adesso c'è il navigatore, c'è Google Maps, abbiamo superato anche questo, ed è perfettamente vero. Però ricordiamoci perché l'uomo cacciatore, i nostri antenati, avevano il compito di andare a cacciare e quindi dovevano avere un campo visivo lungo e stretto e orientarsi nel tempo con le stelle, con la luna, per tornare a casa. La donna antenata stava nella caverna, quindi era abituata ad uno spazio più ristretto, e il campo visivo femminile quindi era più largo, ed è più largo, ma meno profondo, mentre noi maschi abbiamo un campo visivo molto lungo ma molto stretto. In base a questo, le statistiche degli incidenti stradali ci dicono perché noi maschi abbiamo più incidenti nel non dare la precedenza a destra e sinistra, perché siamo, diciamo, poco larghi di campo visivo, e le signore hanno più probabilità di tamponare perché hanno un campo visivo più corto. Questo è le curiosità che le diciamo anche per sorridere un po', però c'è sempre un po' di così è. Un'altra area del cervello che voglio farvi conoscere o rammentare a chi già la conosce è che noi abbiamo anche un cervello a riposo, un cervello che si attiva quando non facciamo niente. Si chiama Default Mode Network. Allora dice, ma come? C'è un cervello che si attiva, ha dei circuiti che si attivano se io non scrivo, non parlo, non faccio i calcoli? Sì. Ed è molto importante. Quando io comincio a ragionare, a avere un pensiero, il default si disattiva completamente e entrano in funzione altre aree cerebrali. Ma perché è importante? Perché con il default noi facciamo il mind wandering, cioè facciamo la mente vagabonda, e ogni tanto dobbiamo avere questa facoltà e questa possibilità, cioè di poter avere una fantasia rilassata che ci consente di programmare il futuro, fare
previsioni sulla nostra vita, aumentare la nostra creatività. Tante creatività le teniamo in incubatrice, la vorrei fare, ma noi, quando abbiamo il mind wandering possiamo attivarle, abbiamo attenzione più fluida e più refresh mentale. Queste sono le domande che oggi i giovani ci chiedono. Siamo sempre pronti a dare le giuste risposte a queste domande? Questo è come si forma il cervello dalla nascita ai 2 anni. Vedete che praticamente le connessioni si sviluppano nel tempo. Alla nascita poche connessioni. Qual è la regola per avere connessioni? Avere molti stimoli, i più variegati possibili e non quelli monomorfi. Io sono un patito di calcio, non faccio altro, non basta. Bisogna interessarsi ad altre cose, perché il cervello ha bisogno di più, diciamo, funzioni. Questi sono i collegamenti, vedete, questo è un neurone, questo è un altro, hanno questa tendenza ad accollarsi ossessivamente, grazie a Dio, e la spinta che crea questi collegamenti è genetica, è biochimica, ma è anche epigenetica, cioè è anche ambientale. E l'ambiente ha una funzione molto importante. Quindi le sinapsi si vengono a, diciamo, formare, a stimolare per parole, per immagini, per suoni, per carezze, per abbracci, per attività psicofisica, per musica che ascoltiamo, per fotografie che vediamo dopo 30 anni e ci commuoviamo quando ci vediamo come eravamo una volta e quanto di più si possa dire chiaramente. C'è chiaramente alla nascita, diciamo, le sinapsi hanno lo stesso livello dell'adulto, durante l'infanzia però raddoppiano, ad un certo punto si assestano, poi ridiscendono. Sappiamo che è la sinapsi che poi ci permette di essere più o meno intelligenti di fatto e più o meno congrui con l'esperienza della vita. È importante avere nella vita tutto liscio o qualche difficoltà ci fa bene? Qui vedete un piccolo esempio dove c'è un topolino che deve trovare il formaggio e in un labirinto ha difficoltà perché non imbocca subito il primo corridoio. Questo invece è fortunato e trova subito il premio. Andiamo a vedere il cervello di questi 2 topolini. Il cervello di chi è stato fortunato è molto banale, mentre il cervello di chi ha dovuto faticare ha strutture e connessioni molto più elaborate. Questo vuol dire che la complessità è uno stimolo importante. Non semplifichiamo troppo la vita ai nostri giovani, non ci sostituiamo alle difficoltà quando devono affrontare compiti che non sono in grado. Questo protezionismo è estremamente dannoso per la crescita cerebrale e la crescita della personalità. Mi fa piacere che condividete questo, mi fa piacere, perché vuol dire che lo sentiamo questo. Purtroppo, ecco, la tendenza, diciamo, attuale è un po', come dire, diversa. Il fattore tempo, altro tema molto importante. Il cervello matura con tanta lentezza, quindi, e lavora con una sua lentezza. I mezzi di comunicazione che oggi abbiamo hanno invece una velocità enorme, tant'è che il cervello non gli sta dietro, e lo vedremo meglio in seguito. Queste, diciamo, collegamenti sono praticamente potenziati dagli stimoli che noi diamo al nostro cervello. E il nostro cervello è fatto da 2 emisferi, come vi dicevo prima. Questo è un cervello, è l'emisfero di sinistra, questo è l'emisfero di destra. Vedete che ho riportato come azione computazionale il sinistro e come azione narrativa
Questo con Paolo l'abbiamo presentato varie volte ai convegni di medicina narrativa, perché ovviamente il cervello narrativo è questo olistico, è questo artistico. Teniamo presente che i due emisferi hanno il corpo calloso, cioè hanno il ponte che fa comunicare il destro con il sinistro. L'emisfero sinistro è detto anche emisfero del tempo praticamente, ed è l'area dove è localizzato l'attività verbale. Qui ragioniamo, riflettiamo, risolviamo problemi, eccetera. Ma l'avvento dei computer ha messo in crisi il nostro funzionamento cerebrale, perché la velocità del primo è milioni di volte più rapida di quella del cervello. Allora che facciamo? Stiamo violentando, stiamo cioè sovraccaricandolo, ma tutta questa spazzatura dove va a finire? Quello è questo che noi chiamiamo il sovraccarico informativo, l'information overload. La trappola è questa. Tante informazioni, tanti contatti virtuali, tante elaborazioni parziali, la compulsatività, e il risultato che dobbiamo dare è quello di essere bravi, di essere veloci, di essere espliciti e di fare molte cose insieme, cioè il multitasking, come se il cervello facesse tre cose contemporaneamente bene insieme. Assolutamente. Una le fa bene, le altre due le fa molto meno bene. Dobbiamo dare l'impressione di funzionare bene. E qui il tema anche di quest'anno, di Ulisse, festa e scienza, per dire che noi abbiamo i due pensieri, come vi ho detto in apertura. Il pensiero rapido, che si distingue dai riflessi, ci permette di essere molto intuitivi e deve essere connesso con il pensiero lento. Ha un alto rischio, il pensiero appunto più lento, alto rischio di errore. Questo è quello che si chiama il pensiero di Achille. Accanto al pensiero di Achille noi abbiamo il pensiero di Ulisse, ovvero sia il pensiero lento che serve per l'attenzione, la memoria, la volontà, fare connessioni fra le varie cose. È un sistema altamente plastico ed ha un basso o nullo rischio di errore. Noi dobbiamo capire, i giovani di oggi, se usano il pensiero di Achille o il pensiero di Ulisse, perché fra loro ci sono importanti differenze. Certo, questa è la realtà. Oggi abbiamo i nativi digitali, no? E i genitori sono dei nativi cartacei oppure degli immigrati digitali, come si vuol dire. Quali sono le caratteristiche? Questa è carina perché il bambino appena nato già ha il computer, l'iPhone, e rimane anche il ginecologo, la mamma e il papà meravigliati. Beh, i nativi digitali hanno un pensiero veloce e parallelo, hanno abbandonato il pensiero seriale, step by step, sono multisensoriali, fanno multitasking, sono collegati costantemente alla rete, hanno questo approccio di open source e click and play, hanno una randomizzazione della conoscenza, il gioco come tendenza pervasiva, una povertà, come già detto, di linguaggio scritto e orale e l'uso predominante di alcune dita delle mani, soprattutto l'indice e il pollice. Qui vedete San Giovanni Battista che indica con l'indice il cielo, il sovrannaturale. Queste sono invece le dita che noi usiamo, il pollice e l'indice, chiaramente con i nostri mouse, eccetera. Ma sappiamo che la mano, in base a come viene utilizzata, modifica le connessioni cerebrali. La mano sinistra, ad esempio, dei violinisti ha una maggiore rappresentazione corticale rispetto alla destra. Il pensiero digitale, quindi, che cosa sta facendo? Sta modificando la plasticità neurale in età evolutiva. Dal cogito noi siamo passati al digito. E il cervello è stato lì a guardare? No. Ha guardato, ma ha anche subito delle modificazioni.
Questo è quello che la scuola ci dice, cioè che la scrittura a mano è sempre più obsoleta perché vale quella della tastiera. E questo il cervello ne risente. Il sonno e la multimedialità. Molti adolescenti vivono in una costante deprivazione di sonno. Mancherebbero 2 ore e 3 quarti in ogni notte. Le ore necessarie sarebbero di 9 ore e un quarto. La raccomandazione è tra le 8 ore e mezzo e le 9 ore e un quarto. Le cause sono il collegamento, ma sono anche questo carino, che è la melatonina, che è una sostanza che induce il sonno, viene rilasciata 2 ore dopo rispetto all'adulto e resta in circolo di più. Per questo è difficile la mattina svegliare gli adolescenti. Le conseguenze sono un ridotto tempo di pruning, di potatura di quelle connessioni che non ci servono. Il cervello, se non usa una cosa, la va a potare, giustamente, energia sprecata. Deficit di memoria di apprendimento, l'irritabilità e poi il problema del sonno. Noi abbiamo sonno ad onde lente, sonno REM. L'adolescente entra rapidamente nel sonno ad onde lente, che corrisponde al sonno profondo, ma in adolescenza c'è una riduzione del 40% di questo. Il sonno è importante perché consolida le cose che abbiamo appreso e le mette in ordine di importanza emozionale. Le cose più importanti che ho vissuto oggi le ricorderò prima di quelle che sono state per me meno importanti. La sera allora, prima di dormire, non bisogna litigare con i figli, perché questo altererebbe il sonno sia dei figli che dei genitori. Dobbiamo rispettare anche. E un'altra cosa, noi non abbiamo più il buio nelle nostre case, perché il buio è interferenziato da tutti questi aggeggi che abbiamo, gli iPhone, eccetera. La luce è molto importante, cioè spegnere le luci è molto importante perché il cervello ha bisogno del buio. Tenere accese delle luci, anche se fioche, lo può danneggiare. Il pensiero rapido, tornando lì, funge quindi da innesco. Il pensiero lento elabora l'idea e la corregge, è un gioco combinatorio e chiaramente in età evolutiva, grazie a questo, ci abbiamo anche tanta creatività. Non la sprechiamo, questa creatività. Questo è il cervello creativo, chiaramente, non ci sto a dilungarmi, ma la capacità che noi abbiamo è quella a livello frontale di svincolarmi da una strategia che non ha funzionato, fare cioè uno shifting e cambiare modulo. Questo è molto importante. Qui invece vi richiamo, è il lobo occipitale, quello che avevo detto prima. Questo lobo occipitale ha 2 vie, una via dorsale e una via ventrale. La via ventrale processa gli aspetti semantici e di riconoscimento degli oggetti, è la via del cosa, la what pathway. L'altra via invece è quella dorsale, che analizza le componenti pragmatiche correlate all'elaborazione visomotoria e al controllo visivo dell'azione e all'informazione spaziale. Questa è la via del dove, la where pathway. Quando noi viviamo dobbiamo avere attive tutte e due, sapere che cosa vedo e dove vedo. Ma queste aree, queste che abbiamo visto, le ha modificate profondamente la tecnologia digitale nei giovani, sto parlando. Ovvero sia, noi abbiamo varie aree, ma la più importante è l'area V3 e V2. L'area V3, che è questa, codifica il movimento e l'area V2 codifica la forma delle lettere. Nei cervelli dei giovani abituati alla rete, alla PlayStation, ai film, eccetera, noi abbiamo un enorme sviluppo dell'area V3 e un depauperamento funzionale dell'area V2.
perché l'area V2 si attiva quando io leggo un libro, vado da sinistra a destra, ed è per questo che i giovani amano meno leggere di un tempo. Un tempo era il libro quello che dava informazioni, oggi invece le fonti informative sono tantissime, chiaramente. Quindi l'ebbrezza della velocità in contrasto con la noia della staticità, ma il cervello ne resta impresso. La scrittura a mano sta tramontando, non è più abituato a decodificare in maniera lineare, seriale e gerarchica. La mano è fatta di tutta sta roba qua, ma se è così complessa vorrà dire che servirà a qualcosa, e soprattutto servirà a qualcosa la sua rappresentazione corticale nell'area motoria. Possiamo dire che l'utensile più importante che abbiamo a disposizione è la nostra mano, destra o sinistra che sia. La Maria Montessori, che tutti voi conoscete, tanti decenni fa disse questo: la mano è lo strumento espressivo dell'umana intelligenza. Essa è l'organo della mente. La mano è il mezzo che ha reso possibile all'umana intelligenza di esprimersi e alla civiltà di proseguire nella sua opera. Nella prima infanzia la mano aiuta lo sviluppo dell'intelligenza e nell'uomo maturo essa è lo strumento che ne controlla il destino sulla terra. Ricordiamoci della mano degli artigiani, la mano dei falegnami, la mano dei fabbri, erano mani che avevano un utensile che andava a edificare un cervello molto ricco e molto funzionale. Le lettere scritte a mano rimangono molto più impresse nella memoria rispetto a quelle scritte sulla tastiera. Scrivere a mano comporta seguire le lettere con gli occhi, vedere un carattere attiva alle aree cerebrali preposte alla sua costruzione. Tutto questo non avviene con il semplice digito sulla tastiera. Non possiamo accettare che un giovane oggi non sappia fare la sua firma e non possiamo accettare che un giovane oggi scriva in stampatello. Questa è una vulgarità culturale che non si capisce chi l'abbia inventata, ma sappiamo chi è che l'ha inventata. Noi la scrittura a mano, sappiamo che nella scrittura noi mettiamo la nostra intelligenza, la nostra personalità, le nostre emozioni, eccetera. Tutto questo non vado a farlo col control canc e quanta altra diavoleria. Quindi nella scrittura a mano il cervello è molto più coinvolto. La digitazione della lettera non lo fa, scrivere a mano vuol dire prima pianificare l'azione, poi eseguirla con risultati variabili. Quando scrivo a mano devo fare una correzione in itinere quando mi sbaglio e non ho il correttore di Word che mi fa, poi dopo se corregge lui vado a scrivere su Facebook e sono tutto sgrammaticato perché non ho potuto correggere col mio cervello, cioè ho venduto chiaramente la mia sintassi e semantica a un computer, ma me l'ha prestata sola, non è che me l'ha chiaramente regalata. Scrivere a mano fa generare più idee, aumenta la concentrazione, quindi le mani aiutano a vedere meglio per maggiore attivazione anche della corteccia visiva, e le mani sono degli attivatori potenti della funzione linguistica. Quando noi scriviamo a mano abbiamo 12 aree del cervello attive, quando digitiamo così ce ne abbiamo solo una. Quindi già vi dico la differenza. Questo psicologo ha praticamente chiesto ai suoi studenti di scrivere per un quarto d'ora i loro pensieri riguardo alle esperienze traumatiche. Che cosa ha trovato? L'organizzazione di una narrazione coerente, una maggiore riflessione sull'evento, la moltiplicazione anche dei punti di vista e il cambiamento della prospettiva, l'individuazione di connessioni causali, la considerazione della prospettiva dell'eventuale lettore, una migliore organizzazione sequenziale e l'analisi profonda delle diverse emozioni che sono state provate durante l'esperienza. Questa è la nuova realtà.
gli ikikobori, sono ragazzi e ragazze molto intelligenti che non escono più di casa e sono collegati ore e ore al computer, non mangiano, si fanno portare su un vassoio dai genitori il pranzo, aprono la porta e poi subito li chiudono. E il Giappone è stato il primo ad avere questo fenomeno, ma in Italia gli stiamo abbastanza dietro. È un fenomeno molto rischioso che dobbiamo assolutamente conoscere, proteggere e cercare di evitare. Come lo si fa a evidenziare? Sono giovani che saltano la scuola, abbandonano le attività sportive, hanno invertito il ritmo sonno-veglia, stanno molte ore in TV e al PC e i maschi sono più colpiti. È una condizione di autoreclusione, almeno per 6 mesi rifiutano di uscire di casa, pranzano, come vi ho detto, e hanno un'estrazione sociale medio-alta. Sono insicuri, non sono in grado di costruire relazioni sociali, hanno un alto senso di vergogna, c'è il fallimento scolastico, il rifiuto scolastico, forti pressioni dei familiari al perfezionismo, in genere un padre assente e una madre iperprotettiva. Sono in ambienti che li stimolano molto, si aspettano da loro che cosa? I figli vanno rispettati per quello che sono e non per quello che un genitore vuole che essi siano. Se io sono dottore, non necessariamente devo avere un figlio dottore. Se io sono avvocato, non necessariamente. I figli vanno lasciati liberi e alla fine capirete perché. Questa è la novità, ci andiamo veloci. È la novità che ci ha affascinato tutti. Vedo che Mauro... Facciamo un applauso al dottor Zampolini, che è arrivato più tardi, ma non l'ho potuto salutare. E questa, diciamo che un po' ci ha preso a tutti, nel senso che è una chat dove, tu, come sapete, gli si può chiedere qualsiasi cosa e ci dà delle risposte. E chiaramente è basata sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non ha fatto altro che copiare il cervello in base alla connessione tra i neuroni e le reti e quindi ha creato dei neuroni artificiali praticamente. Ha un dataset di 45 terabyte, una cosa enorme, però certo ha sempre bisogno dell'uomo che gli fornisca delle informazioni. Allora io mi sono divertito. I primi giorni che è uscita, io ho fatto questa domanda. Cara GPT, il cervello degli adolescenti e le tecnologie digitali. Vediamo cosa mi dice. E mi scrive questo. L'uso eccessivo delle tecnologie digitali, in particolare durante l'adolescenza, può avere effetti negativi sul cervello. E io sono rimasto. Dico, che caspita, Mauro. Però... se lo dici tu, io. Alcuni studi hanno suggerito che l'esposizione continua a stimoli visivi e sonori attraverso i dispositivi digitali può interferire con lo sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione. Inoltre, l'uso prolungato di dispositivi digitali può anche influire sulla capacità di stabilire relazioni interpersonali sane e di gestione delle emozioni. Io rimanevo sempre più chiaramente allibito. Tuttavia, è importante sottolineare che la ricerca sugli effetti delle tecnologie digitali sul cervello degli adolescenti è ancora in corso, e qui già mette le mani davanti, e che i risultati possono variare in base all'individuo. È importante che gli adolescenti abbiano un uso equilibrato e responsabile delle tecnologie digitali e che siano incoraggiati a sviluppare abilità sociali e il problem solving in situazioni non digitali. Gli ho fatto una seconda domanda e gli ho detto l'uso eccessivo del web? Allora mi dice problemi di attenzione e concentrazione. La sovraesposizione a stimoli visivi e acustici del web può rendere difficile per gli adolescenti concentrarsi sulla sola attività per un lungo periodo di tempo. Problemi di memoria. L'uso continuo di dispositivi tecnologici può ridurre la capacità di memorizzare informazioni e di sviluppare competenze di lettura e scrittura. Problemi di sonno. L'uso di dispositivi tecnologici prima di andare a dormire può interferire con la qualità e la durata del sonno, influendo negativamente sulla salute e sul rendimento scolastico. Problemi sociali ed emotivi.
l'uso eccessivo del web e dei dispositivi tecnologici può impedire agli adolescenti di sviluppare le competenze sociali e emotive necessarie per affrontare le sfide della vita quotidiana. È importante che gli adolescenti limitino l'uso del web e dei dispositivi tecnologici e sviluppino abitudini sane di consumo dei media per proteggere la loro salute e il loro benessere a lungo termine. Tanto di cappello, ChatGPT è stata chiusa, lo sapete, dal garante per problemi, no, della privacy, eccetera, ma ce ne sono tante altre che stanno adesso facendo, no, dei giochi, un po' di chimerismo. Questa non la commento, è questo, però c'ha un significato molto importante. Cioè, quando andavo a scuola io, indubbiamente il genitore aveva una profonda stima dell'insegnante. E quello che l'insegnante diceva era come se lo dicesse il genitore. Oggi è così, cambiata la situazione. Questo è un momento da evitare, molto pericoloso, perché la collaborazione tra scuola e famiglia è un elemento costruttivo della identità e della cultura dei giovani. I genitori oggi, davanti alla multimedialità, possono accogliere, bilanciare o resistere. Questi sono i tre atteggiamenti. È chiaro che non possiamo vivere sulla luna, dobbiamo trovare un equilibrio, cioè controllare, ma anche non ossessionare o dare dinieghi assoluti. Certamente è l'uso che se ne fa della rete che può creare problemi. Sto per concludere riportando qualcosa della mia infanzia. Noi questo lo facevamo con i miei amici, costruivamo quello che lo chiamavamo il carrozzone. Prendevamo dei cuscinetti e andavamo a costruire poi un volante fatto di uno spago che aveva un dado che ci permetteva di curvare, prendevamo la salita del paese e andavamo giù. Questo ci permetteva, e non lo sapevamo però, già ad avere i primi concetti di fisica, di tempo, di spazio, di curva, di vettore, ma eravamo noi a costruirlo. E mentre lo costruivamo, il nostro cervello creava connessioni. Questo, quando regaliamo questo attrezzo pericolosissimo ai nostri giovani, non gli diamo un beneficio cerebrale, anzi a volte, qualche volta, gli facciamo anche rischiare la vita. Ma quanto tempo è passato? Che cervello c'era quando ancora noi il significato di meme o metaverso, ma nemmeno ce lo, diciamo, immaginavamo, a questa situazione qua? E che cosa dire? Io ho studiato su due libri, il libro di lettura e il sussidiario. Erano solo quelli e, bene o male, eccoci. Oggi abbiamo, no, questa tecnologia, cioè ben venga, ma riflettiamo. Questo passaggio ha sempre una relazione positiva con lo sviluppo della plasticità cerebrale, con quello che è la capacità cognitiva. Questo era il libro che ci leggeva la nostra maestra elementare. Io mi ricordo che quando eravamo in classe, la maestra, oggi leggiamo un'ora, si creava un silenzio, una religiosità, una intimità dove non fiatava una mosca. E noi guardavamo la bocca della maestra perché desideravamo che da una parola ne seguisse un'altra, perché non solo era il labiale che ci interessava, ma ci interessava la prosodia, il suono emozionale che lei metteva coerentemente in base all'azione che il libro stava per descrivere. In questo modo vi leggo questa poesia per, diciamo, dire un po' il sunto, ed è rivolto prevalentemente ai genitori, chiaramente. Erna Bombeck è una poetessa che io ho molto amato e ha scritto questo:
Oddio, scusate. I figli sono come gli aquiloni. Passi la vita a cercare di farli alzare da terra. Corri e corri con loro fino a restare tutti e due senza fiato. Come gli aquiloni, essi finiscono a terra e tu rappezzi e conforti, aggiusti e insegni. Li vedi sollevarsi nel vento e li rassicuri che presto impareranno a volare e infine sono in aria. Gli ci vuole più spago e tu seguiti a darne. E a ogni metro di corda che sfugge dalla tua mano, il cuore ti si riempie di gioia e di tristezza insieme. Giorno dopo giorno l'aquilone si allontana sempre più e tu senti che non passerà molto tempo prima che quella bella creatura spezzi il filo che vi unisce e si innalzi, come è giusto che sia, libera e sola. Allora soltanto saprai di aver assolto il tuo compito. Grazie. Sì. Vieni Gianfranco, vieni. Dottor Perticoni, vieni, vieni. Ah, c'è un microfono in sala? Non c'è. Gianfranco, vieni qua, vieni qua. Oh sì, quello che vuoi. Sì, sì, come vuoi, vieni, vieni. Siediti, siediti. Chiaramente ringrazio Pierluigi per la bellissima relazione, ci conosciamo da tanto tempo, ci stiamo penso a vicenda, siamo due neurologi. Siamo deformati dalla professione, anche il dottor Perticoni è neurologo. Deformati un po' professionalmente. Sì. Volevo così, mi sembra, sintetizzare un po' quello che è la relazione del dottor Dusdegni. Sostanzialmente è una, diciamo così, un'analisi, tenuto conto delle tecnologie moderne, di quello che può essere da una parte la dipendenza e da una parte la libertà. Perché mi sembra di capire che il problema grosso, diciamo, delle tecnologie attuali, soprattutto nei confronti dei giovani, con i vecchietti come noi è un pochino più complicato perché noi le sappiamo usare poco, quindi diciamo che ci possono anche fregare meno, anche se magari io cerco un frigorifero nel computer, dopodiché sono invaso per giorni da frigoriferi di tutti i tipi dei quali non riesco a liberarmi, quindi evidentemente c'è comunque un condizionamento, diciamo, per cose di questo tipo. Figuriamoci quando il condizionamento è di tipo molto diverso, voluto e legato in modo inesorabile a tecnologie che noi non possiamo controllare. Allora, io penso ai giovani, penso, so, per quello che so, TikTok, io non so neanche, diciamo così, che cosa rappresenti, ma pare che sia, diciamo, uno strumento molto utilizzato dai giovani.
So che il sistema che usa TikTok è quello di cercare di controllare in tutti i modi, cioè di non far perdere il filo del controllo a chi in qualche modo c'entra. No, viene fuori un'immagine dopo l'altra, una serie di, diciamo così, di piccoli filmati uno dietro l'altro che non danno tempo a chi lo guarda a un certo punto di uscire, non danno la possibilità di uscire da quel contesto. Allora, il problema è questo, cioè quello che diceva Pierluigi e che parlava proprio di anatomia e di fisiologia del cervello, è che è normale che questo modifichi il cervello, perché poi di fatto si vede che in quei cervelli, come dicevi tu, i lobi frontali calano di volume e i lobi occipitali aumentano di volume. Perché i lobi frontali sono quelli che coordinano le varie attività cerebrali e quindi il coordinamento delle varie attività cerebrali, che poi è il pensiero libero in qualche modo, non funziona più bene. C'è un adattamento a quello che si vede e quindi tutto è condizionato da quello che si vede. Noi siamo meno liberi in questo senso. Adesso qui ci sarebbe tutto da discutere che cosa consiste la libertà, ma sicuramente la libertà è dovuta al fatto che noi siamo in grado di scegliere, diciamo, fra varie opportunità, avendo al meglio la possibilità di capire quali sono le opportunità migliori per noi, non quelle che ci siano imposte, di cui non ci rendiamo conto, ma di cui, diciamo così, noi ci rendiamo meno conto e ci vengono imposte in modo più o meno subdolo. Questo è il problema. Cioè, e questo io un po' ti chiedo sostanzialmente, cioè come possiamo noi limitare, diciamo, questa possibilità di essere condizionati, che avviene un po' in tutti i campi. Stamattina c'era il dottor Zampolini che parlava della tecnologia e della medicina, lo stesso problema, perché noi siamo invasi dalle tecnologie, spesso per utilizzarle quando ancora non sappiamo della loro reale efficacia, e facciamo difficoltà anche come medici, anche come classe medica, di capire se vale la pena o meno, se c'è l'indicazione, se c'è il vantaggio, no, per usare quelle tecnologie, oppure per usare quei farmaci che ci vengono spesso imposti, no, dalle ditte farmaceutiche in modo più o meno chiaro, prima ancora che noi siamo in grado di capire se sono efficaci o non sono efficaci, perché questa poi è la realtà, cioè in tutti gli ambiti noi ci troviamo in questa situazione. Allora, ma quali sono le soluzioni? Diciamo? Magari le avessi con certezza, le darei a subito. Intanto volevo dire, facciamo finta di non sapere, ma noi siamo controllatissimi in rete, sanno tutto di noi e dobbiamo stare molto attenti a quello che scriviamo, a quello che postiamo, a quello che diciamo anche in maniera amicale. E il problema del controllo della rete, io non credo che mai nessuno ce lo costruirà, perché andrebbe contro gli interessi economici. Quindi saremo noi che, io credo, un giorno dovremo avere il coraggio, come dire, di spegnere e di attivare quello che è la vita di relazione, quello che è la vita del libro, che quello che è la vita della poesia, la vita del teatro, la vita del cinema, e dire basta, adesso computer mi hai proprio sfinito. Ti riaccenderò sicuramente, ma ti riaccenderò in maniera diversa, perché avrò prima respirato l'aria di una passeggiata, avrò prima abbracciato un amico, avrò prima costruito qualcosa per me e non sarò stato mangime per i tuoi interessi. Grazie. Attento! Aspetta, no, no. Sì, sì. Nero su nero, ma... bene. Detta sul computer, sì. Buonasera. Allora, io non sono proprio nativa digitale, ho una trentina d'anni. Quando ero bambina, quindi circa, insomma, durante gli anni 90, primi 2000, si parlava tanto dei videogiochi violenti come problema. Ora, vedendo la sua conferenza, ho visto che l'irritabilità, l'aggressività, in generale le reazioni che rientrano un po' nella fuga attacco, rientrano fra questi problemi di dipendenza digitale. Sì. All'epoca a cui faccio riferimento, i smartphone e il computer non erano un utilizzo così pervasivo, ma magari per molti giovani lo erano i videogiochi.
mi chiedo, diciamo un po' col senno del poi, se questa aggressività che si andava a incolpare al contenuto del videogioco, in cui magari dovevi sparare mostri o cose così, non era magari invece dovuta semplicemente alla dipendenza dagli stessi e all'abitudine del bambino a una ricompensa facile, veloce e continua, che quindi poi non trovava riscontro nella vita reale. Allora, grazie. La domanda, i bambini, come tu sai, sono degli ottimi imitatori. Imitano ciò che vedono, ciò che sentono, ciò che in famiglia avviene. Un bambino che assiste a un padre che picchia la madre, sai che avrà dei danni psichiatrici molto gravi. Se ai bambini diamo, perché anche nei videogiochi allora c'erano delle violenze, perché c'era la mitragliatrice che sparava, staccava la testa, staccava il braccio, ti dava un punto se staccavi il piede, 3 punti se staccavi lo... Quindi indubbiamente era un modo anche lì di istigare la violenza. Ma ancora era in embrione questo fenomeno. Adesso se tu apri internet puoi trovare di tutto e di più. E soprattutto per un genitore, ma anche per un docente, l'educazione alla multimedialità deve essere oggi una materia di insegnamento, non può essere solo un consiglio vago. Ci sono dei siti, c'è anche il Ministero della Salute che sta promuovendo questo, ci sono delle leggi che stanno proteggendo i giovani dallo stalking, dal revenge porn, eccetera, e dire ai giovani: guardate che quando trovate in rete una persona che vi cerca, che vi chiede l'amicizia e che per con voi è molto gentile, molto carino, vi fa degli apprezzamenti, cioè, ecco, lì dietro c'è l'orco. Quindi dobbiamo dargli gli anticorpi grazie alla conoscenza di un fenomeno che è molto recente, ma che ci porteremo avanti per tanto tempo. Grazie. A te. Buonasera a lei. Io ho una domanda un pochino più tecnica. Quanto secondo lei può influire dal punto di vista nutrizionale curare un pochino meglio la nutrizione all'interno delle famiglie, non solo per gli adolescenti ma anche per gli adulti, perché vanno incontro anche loro a questa dipendenza un po' da videogiochi, eccetera. E quindi mi riferisco alla neuroinfiammazione deriva da carenza, per esempio, grave di omega 3. Sappiamo che il DHA, l'EPA sono movimentati altamente anche dallo stress, sì. E quindi se allo stress lavorativo della giornata, nel caso di un bambino anche nella scuola, nelle relazioni sociali, viene aggiunta anche una carenza, una mancata attenzione nutrizionale, questo potrebbe non fare da filtro fisiologico tra il cervello rapido e quello lento. Ecco, vorrei un suo parere. Allora, tenetevi fermi, stiamo un'ora e mezzo che parliamo di questa cosa. No, l'argomento è interessante, la dottoressa ha parlato del secondo cervello, cioè ha parlato del sistema gastroenterico, che è importantissimo. Come sapete, oggi c'è un'attenzione enorme al microbioma, cioè a quello che è quel corredo batterico che noi abbiamo e che può modificare la nostra cognizione, il nostro umore, ricordando che la serotonina, famoso neurotrasmettitore dell'umore, è prodotto non solo nel cervello ma anche nell'intestino. È di questi giorni la scoperta che nelle patologie alimentari, nella anoressia, c'è una profonda alterazione del microbiota intestinale. Come sapevamo anche per la schizofrenia, dove cioè anche i batteri, esatto, omega 3, eccetera. Allora, il problema è se io come mangio, innanzitutto, che cosa mangio, dove vado a comprare ciò che mangio, controllo i prodotti, controllo le scadenze,
mi interessano i prodotti biologici o non mi interessano i prodotti biologici. Poi, in base a chi cucina, come si cucina, con quali elementi noi cuciniamo e come mangiamo, mastichiamo bene o mastichiamo male. Se io sono abituato a fare il pranzo veloce, cosiddetto, è chiaro che la masticazione deve essere, e questo già altera l'assorbimento, no, di alcune proteine, eccetera. C'è poi il problema del movimento, perché è molto importante nella digestione l'attività motoria, ci muoviamo sempre meno perché il computer ci costringe a stare seduti, chiaramente. Ci sono alcune industrie che hanno avuto ottimi risultati nel aprire delle palestre durante le ore di lavoro, dando agli impiegati un'ora di tempo che veniva considerata lavoro, perché si è visto che producevano di più. È un po' uno stile di vita che dovremmo cambiare, forse è utopia. La medicina dovrebbe dedicare un po' più di attenzione e di tempo a questo settore che è fondamentale, comunque anche per far funzionare meglio il cervello e per farlo uscire dalle dipendenze. L'educazione sanitaria è basilare. Purtroppo stiamo vivendo un momento dove, come lei sa, la sanità è in affanno, perché sono avvenute tante cose e quindi è. Però avere momenti come questo di poter scambiarci queste opinioni, la ringrazio per la sua domanda, è sempre grazie un privilegio. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. Vieni, vieni Mauro. Grazie. Devo ringraziare il dottor Gustenghi per la lettura magistrale che ha fatto e volevo fare un commento rispetto all'influenza della rete e all'intelligenza artificiale. Sì. Perché, come ha fatto vedere Pierluigi, no? Stiamo provando anche noi a vedere gli effetti. Per quanto riguarda l'influenza della ricerca, diceva il dottor Pettigoni, se io cerco un frigorifero mi ritrovo informazioni sul frigorifero. Perché? Perché c'è un algoritmo che è fatto per promuovere un prodotto per farlo comprare. Per cui, in qualche modo, se io cerco su Google, quello che io voglio vedere lo trovo. E c'ho una progressione di conferma di quello che voglio vedere. Per cui se io vado alla ricerca dell'informazione medica, per esempio, per cui sono preoccupato e vado a vedere, che ne so, un sintomo strano, Google mi riprodurrà e mi riproporrà quel sintomo. Quindi mi porta a una distorsione cognitiva che riguarda tutta la conoscenza. Quindi l'algoritmo commerciale produce una distorsione informativa. Se io voglio dimostrare che la Terra è piatta, lo faccio facilmente su Google. Usando ChatGPT, e non è che è questo esempio di intelligenza artificiale basata sul linguaggio, sui modelli linguistici, se io chiedo un'informazione anche medica, non sarà precisissima, non sarà evolutissima, ma siccome si basa non su un modello commerciale, ma sulla probabilità di trovare parole all'interno di tutto internet, di cui è stato nutrito, dei libri, eccetera, ho un'informazione più bilanciata. Quindi questo è un esempio per dire che l'aspetto dell'algoretica, dell'etica dell'algoritmo, è il vero problema, tra tutti i problemi che sono stati descritti, che dobbiamo affrontare. Cioè, come mettiamo dentro l'etica, no, nel nostro agire quotidiano, noi dobbiamo mettere dentro l'etica dentro all'algoritmo e in particolare all'intelligenza artificiale. Questa è la sfida che dobbiamo avere davanti, perché altrimenti saremo travolti e soprattutto se tutto questo andrà sul piano commerciale saremmo coinvolti dalla proposizione commerciale della distorsione cognitiva. Cioè si va a
produrre quello che leggevamo quando eravamo giovani di Herbert Marcuse, l'uomo alla dimensione, dove questa idea dell'aspetto commerciale che avrebbe pilotato la società moderna, diciamo, trova conferma e si rinforza dentro questa proposizione commerciale della rete. Quindi noi dobbiamo lavorare su una democratizzazione della rete, e l'intelligenza artificiale in questo senso può essere un'opportunità utilistica. Ecco, volevo sentire un buon commento da parte tua di questo. Sì, no, condivido pienamente. Noi abbiamo bisogno anche di questi strumenti in ambito sanitario, particolarmente. Già da tempo con Mauro abbiamo attivato quello che è la telemedicina, la possibilità di fare consulenze online, di poter parlare a casa con dei pazienti, eccetera. Questa è la buona tecnologia digitale. Il problema che tu dicevi dell'etica, l'etica indubbiamente sarà la sfida, perché ogni volta che tu stai davanti al computer c'hai sempre la paura: ma sarò usato o sto usando io il computer? Non ne hai mai una certezza, come dire, definitiva, mentre quando tu apri un libro questa, diciamo, dubbio ti svanisce leggendo le pagine in successione. Come dicevo, io credo che dovremo assolutamente utilizzare queste tecniche, e che probabilmente ci saranno degli enormi vantaggi, purché dietro l'economia non vada a corrompere quello che sono i nostri buoni intenti, che cerchiamo di fare la vita dei pazienti e non la vita delle industrie farmaceutiche. Prego, se ce l'ha a voce alta, provi. Ha fatto riferimento a cosa vuol dire a quindi al rischio di una manipolazione, ma nell'esposizione molto inquietante è il fatto che il bambino e l'adolescente possono essere invece condizionati nello sviluppo della loro intelligenza, del quoziente intellettivo, e anche che rapporto alla mamma, e ha fatto riferimento un po' alla differenza tra la nostra generazione, la nostra generazione e quella di oggi. I bambini e gli adolescenti hanno in mano questo potente mezzo, ma hanno in mano solo questo potente mezzo, perché credo un problema sia il fatto che il bambino è sempre più solo e non si confronta con i bambini della sua età libero, che sia il cortile, che sia la piazzetta, dove impara a costruire o a difendersi. È sempre più solo con degli adulti, dalla tata ai nonni, alla scuola, il cui mentale, lo posso dire. Quindi è solo il fattore tecnologico a condizionare questo sviluppo, o non è anche un fattore legato i bambini che sono sempre soli, che non possono giocare in cortile, che non hanno giochi da costruire, ma giochi già fatti, dove la loro fantasia è in qualche modo già spenta, si nasce. Ecco, penso che questo è il problema. Grazie. Ma diciamo che è un po' come il gatto che si morde la coda, nel senso che i giovani di oggi siano soli è vero, perché i genitori sono molto impegnati dal lavoro. Una volta un genitore stava a casa e c'era molto più tempo per dialogare con i figli. Oggi, per ovvie necessità, tutti e due i genitori lavorano e magari ci sono i nonni, o magari quando ci sono, se no ci sono le babysitter, eccetera. Però precocemente vengono stimolati ad autogestirsi da soli, perché c'è meno presenza fisica, ma anche meno presenza mentale. Il bambino si adatta chiaramente e sviluppa quello che sono gli anticorpi, e se sono solo che faccio in casa? Accendo il computer e vado a collegarmi in rete, e quello diventa il mio alter ego. Da lì io sviluppo fantasie, paure,
collegamenti, eccetera. Il problema è ricostruire un po' quello che è la salute della famiglia, la salute psichica della famiglia, perché molte famiglie stanno male, molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese, molte famiglie non hanno il tempo per potersi dire le cose belle e nemmeno quelle brutte. Si usa il silenzio e nel silenzio sicuramente possono sbocciare delle situazioni molto pericolose per i giovani. Io ho un tema che non tratto mai, ma volutamente, però vedo che siamo tutti adulti, che mi ha sempre fatto paura, che è il problema del suicidio dei giovani. È qualcosa che mi ci avvicino e sto lì come quando si sta su un ponte traballante, eccetera. Perché quando ti si uccide un ragazzino di 11 anni, 12 anni, 13 anni, è chiaro che qualcosa non ha, diciamo, funzionato. E ci sono delle cose che la famiglia deve imparare a dirsi. E che la famiglia che fa finta che tutto va bene, dove è attaccato fuori di casa, qui non ci sono problemi, il cartello, è la famiglia più pericolosa. Quando si vuol dimostrare agli altri ciò che in realtà non è, riscoprire l'autenticità, è nella fragilità che noi cresciamo. E anche la fragilità di un figlio o di un genitore possono essere elemento di crescita per entrambi. Quindi le solitudini derivano anche a volte dalla paura di avvicinarsi verso, di avvicinarsi a. Se c'è un genitore che sta troppo in alto, preferisco stare solo. Se c'è un genitore che so che non può star vicino a me perché è impegnato in altre cose, quindi noi dobbiamo dedicare e proteggere i giovani perché ancora non hanno conosciuto la vita. Così come è giusto che ai giovani non gli vada detta che la vita è tutta una favola, che è tutto facile, che è tutto semplice, che io tanto arrivo e risolvo. Quindi il bambino solo è non l'ichikomori, che è l'espressività massimale, ma è una tendenza che anche in Italia sta prendendo piede e che vuol dire che con gli adulti quel bambino non sta bene. Dobbiamo noi riconquistare i giovani. Sì, stiamo attenti a non demonizzare questi giovani. Ho incontrato studenti anche poco tempo fa in un liceo che mi hanno strabiliato per la loro sensibilità e la loro capacità, diciamo, riflessiva e la sete di conoscere anche ciò che io avevo vissuto da studente. Farli innamorare anche di quello che è la storia dell'educazione, perché se oggi siamo qua e vuol dire che in qualche maniera c'è stato trasmesso una forma di sapere che era basata, come vi ho fatto vedere, su delle tecnologie molto più semplici di quelle attuali e poterli immergere anche in quello che è la storia, la conoscenza della storia recente, della storia lontana, permette loro di sviluppare delle idee e di innamorarsi anche di andare a vedere com'era, diciamo, l'Europa 2000 anni fa, com'era la Sicilia 1000 anni fa, cioè immergersi in quello che era la cultura del passato. La cultura si trasmette con l'emozione.
E se vogliamo riscoprire, riprendere, riabbracciare i nostri giovani, dobbiamo saperli emozionare. Noi a volte non siamo stati capaci. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi. Viva Foligno!